Da sempre l'uomo guarda al sole e alle stelle con fascinazione e mistero, ma c'è anche chi, studiandole, cerca di capire come imitarle. Il motivo è estremamente interessante e sta tutto in una domanda. E se potessimo riprodurre sulla Terra l'energia che tiene accese le stelle? Potremmo produrre energia senza emissioni climalteranti, in modo sicuro e virtualmente inesauribile. Sarebbe una innovazione radicale ed è questa la promessa dell'energia da fusione. Il processo di fusione sarà il protagonista di questo episodio, una tecnologia che ricercatori di tutto il mondo cercano di poter valorizzare da decenni, ma ora il traguardo sembra veramente avvicinarsi. Ci troviamo nei laboratori del consorzio RFX di Padova, nell'area di ricerca del CNR. Proprio qui si svolgono attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica nel campo della fusione. Ma che cos'è la fusione? Si tratta di una reazione fisica che sta alla base del processo che alimenta il Sole e le stelle e consiste nell'ottenere una grande quantità di energia dalla fusione di due nuclei di idrogeno. Protagonisti di questa reazione sono in particolare due isotopi dell'idrogeno, deuterio e trizio. Questo processo è considerato infatti virtualmente illimitato, in quanto il deuterio si può ricavare dall'acqua di mare, mentre il trizio può essere prodotto da una reazione fisica con il litio all'interno del reattore in cui avviene la reazione di fusione. Fin qui la teoria. La pratica però è un po' più complessa. Replicare il processo di fusione sulla Terra è una sfida che richiede un compromesso tra forze gravitazionali, alte temperature e tempo di confinamento. Mentre la massiccia forza gravitazionale del Sole induce naturalmente la fusione, sulla Terra, senza tale forza, il processo richiede di raggiungere e mantenere temperature molto elevate, oltre 100 milioni di gradi Celsius, per ottenere la reazione. Sul nostro pianeta, però, non esiste un materiale che possa resistere a un tale calore. Quindi abbiamo bisogno di trovare un sistema che ci permetta non solo di generare, ma anche di controllare e confinare questa energia. Miriam Parisi, Magnetic Fusion Engineer di ENI, lavora su questo progetto da ormai 4 anni. Miriam, qual è la tecnologia su cui ENI ha deciso di investire? ENI sta lavorando insieme ad altri partner alla tecnologia del confinamento magnetico. In particolare quello che noi abbiamo sono nuclei di atomi leggeri che devono fondere tra loro grazie ad altissime temperature e questo lo raggiungiamo all'interno di quello che è il tokamak, che il tokamak è il nostro dispositivo che ci permette di raggiungere questo stato di plasma. Tokamak sta proprio per macchina toroidale con bobine magnetiche. In particolare sono proprio questi alti campi magnetici, altissimi e potenti campi magnetici, che permettono di raggiungere lo stato di plasma, quindi la fusione degli atomi leggeri. In più ha lo scopo di sostenere questo plasma e mantenerlo il più compatto possibile in modo tale da non toccare le pareti esterne di questo dispositivo affinché non andiamo a danneggiare le pareti stesse e soprattutto a non spegnere il plasma. Uno dei progetti sul quale ENI sta lavorando insieme all'ENEA presso il centro di ricerca di Frascati è proprio DTT. DTT sta per Divertor Tokamak Test Facility. Lo scopo è quello di sviluppare e studiare quello che è il divertore. Il divertore è uno dei componenti principali ed ha lo scopo di espellere parte del calore e parte dei prodotti della reazione proprio di fusione. È uno dei progetti più importanti proprio a livello europeo. In particolare ENI lavora all'interno di questo consorzio, DTT è un consorzio, dove abbiamo come partner ENI, l'ENEA, il centro di Frascati, e altri RFX, per esempio, centri di ricerca e università italiane.
Cosa significa essere parte del team internazionale che sta lavorando alla realizzazione di questa tecnologia? Sicuramente sentirsi parte attiva del cambiamento. Se prima lo sviluppo dell'energia da fusione era visto più come un progetto di ricerca, ad oggi invece è visto come un progetto sì di ricerca ma volto allo sviluppo proprio industriale. Abbiamo bisogno di arrivare alla neutralità carbonica, questo è il nostro obiettivo. Per arrivare alla neutralità carbonica però dobbiamo lavorare e sviluppare una nuova fonte di energia. Sono 4 anni che sto lavorando a questo progetto e ogni anno c'è la realizzazione di un piccolo tassello che porta poi alla realizzazione di questo grande impianto, perché fondamentalmente quello che noi poi avremo sarà un grande impianto. Mi sento parte, non sono sola, perché ovviamente con me c'è tutto un team, a parte non solo di ENEAC, appunto c'è una comunità internazionale che sta lavorando a questo, e quindi è proprio l'entusiasmo di dire lo stiamo sviluppando qualcosa che in futuro verrà utilizzato e che aiuterà il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità carbonica al 2050. Miriam, qual è il giorno più significativo per te in questa avventura? Il primo è stato quando ancora non lavoravo in Eni, ma avevo letto della decisione di Eni di investire nella fusione. Ne sono stata tanto entusiasta perché voleva dire che una società energetica appunto credeva nello sviluppo di un qualcosa di così tanto innovativo, che prima era solo scienza e adesso invece è un qualcosa di tangibile, quindi di innovazione tecnologica che si sviluppa. Il secondo giorno è quando, lavorando in Eni, è stato annunciato proprio il raggiungimento da parte di CFS dell'esperimento dei 20 Tesla del magnete HTS. Questo è un passo importante perché significa realizzare un pezzo importantissimo di quello che sarà poi proprio il tokamak, e quindi ci siamo. Essere protagonisti come Miriam di questa rivoluzione energetica è motivo di orgoglio. I cambiamenti che potrebbe portare saranno epocali, perché potremmo avere a disposizione energia a zero emissioni e con un processo non intermittente, sicuro e virtualmente illimitato. Fino a pochi anni fa, portare l'energia da fusione dal mondo della pura ricerca ad una dimensione industriale sembrava un obiettivo ancora molto lontano. Oggi stiamo assistendo ad un'enorme accelerazione nello sviluppo delle tecnologie necessarie per realizzarlo, grazie ad investimenti privati come quelli di Eni e collaborazioni con centri di ricerca internazionali. Fresh vibes.